Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice il Signore. Gesù, il Messia, il Nazareno, il Salvatore che Dio mandò sulla terra. Gloria a Dio. Cari di Pesaro, egli venne nel mondo per salvare i Gloria peccatori. Gloria a Dio, siamo qua a Pesaro. Egli Gloria è il Signore. Buon pastore che è venuto a salvare le pecore smarrite. Ecco perché vogliamo predicare la sua parola in ogni luogo, come gli antichi apostoli predicavano nelle piazze di Gerusalemme, per dare speranza al popolo. La parola di Dio, cari di Pesaro, può dare speranza al popolo, può salvare i peccatori, le peccatrici, perché Gesù Cristo, alleluia, è la vera luce che venendo dal cielo e si manifestò sulla terra, lui può illuminare il cuore delle persone, dei peccatori, dei giovani. Oggi quante anime perse ci sono nella società, in queste città moderne, in queste città peccaminose, quanti giovani persi, quante famiglie distrutte, quante persone smarrite che vivono lontano da Gesù Cristo. Ma ti vogliamo dire, città di Pesaro, alleluia, Gesù Cristo è la speranza. Alleluia. Leggete il Vangelo. Gesù Cristo è il Salvatore che morì sulla croce. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Alleluia, il Messia, colui che è venuto a ridare la vista ai ciechi, colui che è venuto a illuminare i nostri cuori. Alleluia, colui che è venuto dal cielo a mostrare il vero amore. Alleluia. L'amore del Padre. Alleluia, l'amore di Dio che perdona i peccati, che restaura il cuore che era distrutto, il cuore ferito, il cuore rotto, il cuore che era posseduto dal diavolo, dal maligno, può essere guarito dall'amore di Dio, dallo Spirito Santo. Gloria al Signore. Alleluia. Gesù Cristo dice, cari di Pesaro, io sono il pane della vita, chi crede in me ha vita eterna. Avvicinatevi al Vangelo, pentitevi dei vostri peccati, convertitevi, credete che Gesù Cristo è l'agnello di Dio, l'agnello di Dio, alleluia, che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo è colui che si è sacrificato per noi alla croce, alleluia, per liberarci dalle maledizioni, Gloria, per liberarci dal peccato, per liberarci dall'inferno. Gesù Cristo si è sacrificato per noi, alleluia. Quando lui era sulla croce, lui diceva: Padre, perdona loro, non sanno quello che essi fanno. Queste furono le ultime parole del Messia su quella croce, alleluia, prima di morire su quel legno al Monte Calvario. Ricordatevi di Gesù, cari di Pesaro, non siate duri di cuore, non siate ribelli, non siate increduli. Questo mondo sta andando alla perdizione, carissimi. Popolo delle Marche, è tempo di convertirsi, è tempo di ravvedersi. Alleluia. È tempo di credere nel Signore dei Signori, nel Re dei Re, perché la fine sta per arrivare su questo mondo perverso, su questo mondo malvagio, su questo mondo dominato dal diavolo. Sta per arrivare una fine. Alleluia, ma chi crede in Gesù sarà salvato. Alleluia, salvati, cara donna, caro uomo, salvati, convertiti, alleluia, aggrappati a Gesù. Il Signore Gesù Cristo disse ai suoi apostoli: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura, come anche noi stiamo facendo questa mattina qui
In questa bella città di Pesaro stiamo proclamando il Verbo, proclamando l'Evangelo, alleluia, proclamando la parola della vita eterna. Le parole di Gesù Cristo ancora oggi sono efficaci. Gloria a Dio. Le parole di Cristo ancora oggi possono illuminare il cuore.